14 marzo 2018, benvenuti al nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 12.37 minuti in questo istante, benvenuti con una nuova puntata. Oggi è mercoledì e insomma mi ha preso un po' questo vizio di tutti mercoledì, un buon vizio di parlare di un evento che appunto siamo arrivati poi alla settimana clou, tant'è che allora domani inizia la Digital Week, insomma la settimana importante per Milano, dove insomma tutto ciò che è digital, e sappiamo, l'abbiamo visto più di una volta anche con le nostre rubriche come Milano Connessa, insomma sappiamo che Milano è una città che di digital vive, mangia, progredisce e fa anche case history, come si dice in questi casi, spesso volentieri. Ma soprattutto andiamo poi verso un weekend in cui avremo un venerdì, un sabato e una domenica importantissimi con un workshop. Un workshop di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane e che anche oggi andiamo avanti a raccontarvi un po' quello che succederà. Parliamo di Lean Startup Machine e lo facciamo con i nostri ospiti di oggi, Andrea Romoli, Leading Organizer. Buongiorno. E Jacopo Sabba Capetti. Buongiorno, Capetti. Co-organizzatore e coordinatore del Lean Startup Machine, benvenuti, grazie mille di essere qui. Grazie a te. A voi. Allora Jacopo, la faccio a te la domanda, così almeno Andrea questa volta ti tolgo da questa cosa di ricordarci, siamo al terzo appuntamento, però appunto il nostro pubblico spesso arriva all'ultimo minuto, ricordaci bene che cos'è Lean Startup Machine. Lean Startup Machine è un evento che si svolge lungo un weekend, quindi inizia venerdì sera e finisce domenica, nel quale si può provare a imparare come diventare imprenditori, come lanciare una startup. Uh-huh. Quindi in maniera molto esperienziale, diretta, si parla, si conosce, si impara e soprattutto si sperimenta sul campo e, come diciamo noi, get out of the building, e quindi si va in strada a cercare clienti, a parlare con potenziali clienti di queste startup che nascono nel corso del weekend. Ecco, un weekend intero, perché insomma saranno tre giorni belli pieni di impegni, perché Lean Startup Machine è proprio un sistema che ci accompagna passo dopo passo, giusto? Esatto, è un metodo, un processo, metodo, okay, che ha anche un tabellone, quindi un po' gamificato, cioè c'è anche un po' un gioco, un percorso che parte da un'idea iniziale, un'idea imprenditoriale, la si testa e si prova a creare prototipi e testarli fino a che non abbiamo la prova dimostrata che il mercato è pronto. Nella tua esperienza personale, come sei arrivato alla Lean Startup Machine? Ci sono arrivato perché conoscevo il libro che ha ispirato il movimento, che si chiama Partire Leggeri di Eric Ries. Ci sono arrivato da partecipante e poi, entrando nell'ambiente e lavorando comunque anche su questi temi per professione, diciamo, ho coltivato la passione. Ecco Andrea, mancano poche ore ormai, so che insomma l'ansia credo che comincia a far sentire, la pressione fa sentire, come sta andando, cosa manca, cosa possiamo fare per aiutare ancora di più l'Instagram Machine? Direi che se ci fossero ancora 3-4 iscritti sarebbe l'ideale, non possiamo lamentarci assolutamente. Anche perché appunto abbiamo trovato dei media partner come voi che ci hanno aiutato molto durante il percorso, abbiamo trovato degli sponsor che ci permettono appunto di cui siamo ospiti questo weekend, Sensei, che è una società di sviluppo software agile che ci appunto ospita durante tutto il weekend, e anche Sumorize, che è una piattaforma di sviluppo per siti web molto easy, molto semplice, che appunto ci fanno da supporto. E poi direi che siamo pronti per cominciare. Ecco, una cosa interessante appunto, diciamo, noi siamo venuti a parlare di questa iniziativa, ma soprattutto tutto il sabato noi saremo lì con voi, saremo lì a rompere un po' le scatole, anche speriamo non troppo, a chi invece dovrà cercare di validare la propria idea, ma per capire appunto come e chi sono gli start-upper del prossimo futuro. Tu Jacopo sei non solo un co-organizzatore, ma sei anche un mentor. Esatto. Giusto? Allora spiegateci un po' cos'è questa figura dei mentor, e poi io andrei anche a vederli uno a uno questi mentor, se potete dirci qualcosa su di loro. Assolutamente. Il mentor è un po' come un fratello maggiore per il team che lavora. È una persona a cui si possono chiedere consigli sulla metodologia, ma anche
su come la startup sta lavorando, su come il gruppo sta funzionando. Il mentor non interviene mai, diciamo, sul contenuto di quello che la startup fa, però fornisce la sua esperienza e il suo aiuto per facilitare, per agevolare i processi che naturalmente si formano all'interno del team. Quindi gli diamo una spinta praticamente. Ecco, ma nel tuo caso, ad esempio, avrai una materia, diciamo, su cui specificatamente sarai mentor, oppure comunque il mentor poi segue tutta la startup Allora, io passo ovviamente passo? ho un background di Ok. marketing strategico e innovazione, quindi su quello sono Ah, più ok. ferrato, però conoscendo la metodologia in startup e conoscendo il processo posso comunque dare un aiuto a tutto tondo per qualunque problema la Mi startup dicevi abbia. prima, l'hai anche utilizzata tu la metodologia Lean Startup? Posso sapere perché cosa, com'è andata, quanto ti ha Io aiutato? vado nelle aziende a raccontare a manager e imprenditori insieme ai miei soci come applicare metodologie di lavoro come Lean Startup nella vita di tutti i giorni di aziende, quindi già formate, quindi non solo per le startup, ma proprio per le aziende. Ecco, ne abbiamo già parlato con Andrea nelle scorse puntate. Dicevo, una cosa che magari può spaventare un po' è il fatto di dover validare, appunto, dicendo, io ho degli step in cui vedo se va bene o no, e che se non passo la validazione non è che però butto via tutto, devo magari rivedere Certo. qualcosa. Quanto fa paura il rivedere? Guarda, nella mia esperienza fa più paura fermare uno sconosciuto per la strada e fargli due o tre domande su un qualcosa assolutamente di sconosciuto, perché la gente ha sempre paura che tu gli venda qualcosa. Il dover riprendere la mia idea e ruotarla, farla cambiare, dà quasi un po' dolore, perché noi amiamo ciò che costruiamo, però è un dolore buono, perché poi permette a quello che noi stiamo coltivando di crescere in maniera efficace. Eccolo, qui lo vedete, io ho la schermata con tutti i vari mentor. Andrea, vuoi Sì. dirci due parole sui vari mentor? Da chi partiamo? Dimmi tu. Guarda, possiamo partire da, io penso, dal più esperto in assoluto, che è Fabio Armani. Fabio Armani è un professionista con un'expertise di oltre, penso, 25 anni. Lui è un Lean Startup, lui si occupa appunto di Lean e Agile Coach, per cui ha competenze sia sulla metodologia Lean Startup che sulla metodologia Agili, e penso che sia una delle persone più esperte in Italia Decisamente. riguardo a questa metodologia. E senz'altro averlo, sono 4 anni che viene da Roma apposta, qua ogni anno io penso che sia da un applauso, bisognerebbe fargli un applauso, perché ogni anno non ha mai detto no, non ci sono. Ho sempre detto sì, ok, prenoto l'aereo, sono lì da voi, mi fa piacere condividere la mia esperienza con voi a Milano per supportare i giovani che hanno nuove idee. Senz'altro un'altra persona è Paolo Franceschini, un altro imprenditore. Paolo anche lui è esperto, conosce molto bene la metodologia di startup, la applica giornalmente e aiuta appunto anche lui società, startup, insegnando e facendo supporto con la metodologia di startup. Abbiamo Luigi Turo, che è uno dei più giovani. Luigi Turo ha partecipato a una delle precedenti edizioni del workshop, gli è piaciuta, si è appassionato alla metodologia, è consulente mi sembra Deloitte, se non ricordo male, partecipa appunto anche lui come mentor a questa edizione. Giulio Tartaglia è uno dei mentor storici, aveva partecipato anche all'organizzazione dell'Lean Startup Machine a Roma, insieme a Umberto Canessa, che è il nostro country manager. E senz'altro è molto preparato anche Giulio, ha lavorato con alcune startup utilizzando appunto la metodologia Lean Startup. Uno degli ultimi a cui si è aggiunto è, mi sembra sia Manuel Guerrera, se non ricordo male, ed è anche lui è un consulente, lavora in un'azienda, Philip Morris, si occupa appunto del Lean all'interno di Philip Morris, delle metodologie Lean all'interno di Philip Morris. Ecco, mi stai dicendo appunto, fermiamoci un secondo, mi stai dicendo quindi che questa metodologia non è solo per un discorso di startup allora, ma anche poi viene utilizzata giornalmente all'interno di alcune aziende, in Sì, che può maniera? essere applicata anche in aziende già Ah, avviate, ok. per cui può essere sia un'azienda, anche un'azienda enterprise che ha bisogno di fare un determinato progetto, fare uno spin-off di un determinato progetto e quindi vuole utilizzarla, vuole avere
persone che si impratichiscono della metodologia. Tant'è vero che tra i nostri partecipanti avremo anche delle persone di Brico Center che vengono ad acquisire competenze sulla metodologia. Poi insomma, beh, Roberto Pezza l'abbiamo conosciuto la scorsa puntata, vincitore della scorsa edizione, esatto. Giusto? Sì, e sta portando avanti la sua startup, sempre utilizzando ovviamente giornalmente la metodologia, mm-hmm. E sarà appunto tra noi a raccontare l'evoluzione che ha la sera di venerdì, a raccontare appunto l'evoluzione che ha avuto la sua startup da un anno a questa parte, ecco. E poi sarà a supporto ovviamente anche dei partecipanti durante. Dobbiamo però invece tirare le orecchie, perché come le famose quote rosa qui invece sono poco rappresentate. Sono poco rappresentate. Però c'è Silvia d'Archivio, esatto, che so, sì. Che nome, che sì, però insomma, tiene alta infatti, ecco. Io per la prossima edizione mi piacerebbe avere più quote rosa, arrivare, l'ideale sarebbe un 50-50. Silvia è una professionista molto preparata, ha fatto anche è specializzata anche in growth hacking e ha utilizzato la metodologia in passato. Bene, quindi insomma abbiamo capito, dicevi, appunto, riprendiamo questo appello per la prossima edizione, però vogliamo più mentor, sì, più quote rosa, più quote, tante rosa, candidature rosa, esatto. Allora appunto manca per diventare mentor c'è da passare un test, è una, se non ricordo male è un 40 minuti di video con delle domande e ovviamente bisogna raggiungere un minimo punteggio, dopodiché appunto si può partecipare come mentor al workshop. Il test è accessibile dal sito dell'evento che stai mostrando, quindi mm-hmm. Basta cliccare e candidarsi. Che cosa, Jacopo, invece, appunto, chiedevo a lui cosa manca. Jacopo, secondo te che cosa c'è ancora da fare in queste ultime ore prima di trovarci venerdì sera da Sensei? Guarda, sono arrivato adesso di corsa perché abbiamo fatto il sopralluogo nella sede degli amici di Sensei, abbiamo preparato tutto, le stampe dei materiali ci sono, quindi si tratta solo di andare là, sistemare e accogliere le persone. Ricordiamo una cosa, se non ho un'idea però per la mia startup, sì. Me ne sto a casa? No. Anzi, vieni, ecco. E partecipi alla votazione delle idee che gli altri partecipanti mettono uh-huh. in gioco e puoi partecipare a uno dei team che si formeranno sulla base delle idee più votate, si raggrupperanno e partiranno. Quindi assolutamente allora, non serve. Ti chiedo allora di ricordarci le coordinate dell'appunto edizione di quest'anno di Lean Startup Machine a Milano. Tutte le informazioni le trovate sul sito leanstartupmachine.com, selezionando Milano come città. Da lì potete iscrivervi e vedere tutte le info dell'evento, che si terrà a partire dalle 6 di venerdì presso Sensei in via Lazzaro Palazzi, fermata Porta Venezia per chi viene in metropolitana, quindi molto uh-huh. centrale, molto comodo, e saremo lì dalle 6 appunto, cominciando con uno speech di presentazione e poi voteremo le idee che si candidano. Allora, ricordaci un po' il programma, la cronotabella, sì, che qui veramente è una cronotappa del Giro d'Italia, altro che cioè, forzata, con un bel po' di GPM di mezzo. Certo, venerdì sera le persone arrivano, c'è un networking iniziale in cui ci si inizia a conoscere e chi vuole può già fare un mini pitch della propria idea. Dopodiché iniziamo subito a entrare nel vivo del programma. Prima c'è Umberto Canessa che presenterà come utilizzare la Javelin Board, quindi come diceva Jacopo prima, la board gamification, okay. Chiamiamola gamification, famoso metro quadro di carta di cui parlavamo, esatto. 100x70. Ah, ecco, ovviamente abbiamo la dimensione giusta. Dopodiché ci sarà Roberto Pezza che presenta l'evoluzione della sua startup e poi appunto i team si formano e iniziano a lavorare. Ci sarà ovviamente, mangeremo una pizza tutti insieme e poi si termina alle 11 appunto con un brainstorming già sulle idee. Sabato mattina iniziamo presto, ci sono alcuni workshop, alcuni speech di alcuni dei mentor e anche di esterni, tra cui Sumo Rise che farà un intervento su come costruire una landing page, anche perché i team dovranno presentare un progetto finale. Quindi man mano io avrò anche delle nozioni che acquisisco, certo. Che poi mi serviranno per fare il, certo. finale del mio prodotto, giusto? Certo. Ci sarà Maurizio Lacava che è un pitch strategist.
è un professionista che si è specializzato sull'arte del A che pitching. ora è questo? Questo non me lo voglio perdere. Se non ricordo male, sabato pomeriggio. Ok, sabato pomeriggio il sottoscritto non sarà in diretta perché sarà a seguire. Lui ha scritto un libro, ne ha scritti due. Il primo sulle come fare le presentazioni, si chiama Lean Presentation. Io ho scritto una parte. Oh, è un bellissimo libro. Orgogliosi del nostro nome. E poi il secondo è appunto sull'arte del pitching. Che servirà ai partecipanti poi per nel finale. Quindi i partecipanti mentre sviluppano la propria idea ogni tot anno poi sì. Anche oltre a validarla devono andare in aula a seguire questi consigli, esatto. Che e saranno fondamentali per la buona riuscita. Soprattutto le fasi get out of the building. Ricordiamo bene cos'è questo get out of the building. Si esce proprio che lo diciamo, cercheremo di farvelo seguire adesso organizzandoci con Marilena la regia, ma se riusciamo bene sabato già vanno fuori get out of the building, giusto? Sì. Perfetto. Noi cercheremo di fare in diretta un get out of the building se qualcuno, perché poi bisogna capire perché sono tutti gelosi di questi. Delle proprie startup, immagino. Bisogna trovare quello che mi dice: ma sì, vieni, però faremo di tutto per cercare di farvi vedere, perché secondo me è davvero interessante. Soprattutto, mi viene da dire anche per chi veramente non ha un'idea. Perché chi ha un'idea, vabbè, è normale che venga e impari, ma per chi non ha un'idea, per imparare invece un metodo. Ma infatti, guarda, chiamiamole lezioni, le presentazioni a cui le persone assisteranno, sono tutte nozioni che poi possono essere applicate già dal lunedì mattina nel lavoro di tutti i giorni, perché comunque ti danno un metodo per fare le cose che funziona e è applicabile a tutto. Ottimo, allora ricordiamo, a questo punto lo chiedo ad Andrea, facciamo uno per volta, ricordiamo definitivamente per l'ultima volta, perché proprio ci salutiamo, siamo in chiusura e poi ci rivedremo lì, le coordinate e gli orari. Startup Machine dal 18 di venerdì 16 a domenica sera alle 18. Più o meno, sperando di essere nei tempi giusti, presso Sensei, via Lazzaro Palazzi 2A a Milano. Allora, che voi abbiate un'idea e quindi dovete capire se la vostra idea diventerà un giorno il vostro futuro oppure la startup che vi darà la notorietà che tanto cercate e riuscirete a portare la vostra idea in alto, o che non abbiate un'idea e che quindi magari però vi possa servire imparare un metodo che poi, come abbiamo sentito appunto, vi va bene in tutte le fasi della vostra vita lavorativa, in qualsiasi progetto voi potete affrontare lo potete poi utilizzare questo metodo per migliorare e validare appunto le varie fasi della vostra idea o dei vostri progetti. Insomma, che voi abbiate voglia di aprire una startup domani o che magari la aprirete chissà fra qualche anno, l'appuntamento è appunto venerdì sera da Sensei. Ci si può ancora iscrivere sul sito internet leanstartupmachine.com. Lo facciamo vedere, eccolo qua, questo è l'evento, eccolo qui, senza magari il sottopatto, grazie Mari. Questo è l'evento, basta appunto vedere anche qui, abbiamo tutto, guardate che qui tutto il programma. Tutto il programma, veramente non si sta fermi un momento. No, però ci si diverte. È un weekend molto intenso, ma si porta a casa tanto. Sì, si porta a casa tanto. E davvero non c'è un motivo per non esserci. E come dice, poi cliccate qua, registro. Marina, cliccate qua. Register now, scusate, chiedo scusa, abbiamo visto prima i filmati di Mentana che si lamenta con i propri, quindi molto probabilmente dovevo fare così anche oggi. Allora eccoli qua, basta andare qui e ci si può tranquillamente iscrivere compilando il form, insomma, sbrigatevi perché non è che ci sono tanti biglietti, quindi insomma datevi una mossa, giusto? Esatto, e come dice il claim, il motto di Lean Startup Machine, che ha sulla maglietta il buon Andrea, fail fast, succeed faster, quindi fallite velocemente ma fate successo ancora più velocemente. E allora noi ci rivediamo venerdì sera, io la pizza ve la mangiamo sicuro, ovvio. Ma sabato mattina più presto possibile, sarete ancora forse con gli occhi mezzi chiusi, ma noi saremo già in diretta da Sensei per raccontarvi questo bellissimo workshop e per raccontare che cosa succederà a Milano appunto in questo finale di Digital Week milanese. Grazie davvero, grazie a te di essere qua. Beh, allora ci vediamo questo weekend. Senz'altro. Ti aspettiamo. Grazie anche a tutti voi. Noi ci vediamo domani, sempre qua 12.30 con una nuova puntata di Good Morning Milano e questa sera ore 18 con l'informazione serale di Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto.